Buongiorno. Come già abbondantemente riportato dalla stampa, il decreto legge 34 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio, ha introdotto per i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi alla detrazione al 110%, cioè quella detrazione che è stata nominata super bonus, nonché tutte le altre agevolazioni preesistenti, la possibilità di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ricomprendendo sia gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, quello che la stampa nomina cessione del credito 110. È importantissimo però esaminare quelle che sono le indicazioni dettate circa alcuni argomenti correlati a questo 110, quali il visto di conformità per tutti gli interventi ammessi al superbonus, le relative sanzioni e soprattutto l'obbligo di invio della comunicazione di opzione che è previsto per tutti gli interventi, anche se non ammessi al superbonus. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto per gli interventi che sono ammessi al superbonus, il contribuente deve richiedere un visto di conformità, con il quale deve essere attestata la conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza di quei presupposti che danno diritto alla detrazione stessa. Il visto è rilasciato da soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche i ragionieri, i periti commerciali e consulenti del lavoro, ed anche dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Questo visto di conformità si aggiunge all'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi che vengono effettuati e all'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione a questi interventi, dichiarazioni previste ai fini della fruizione della detrazione da superbonus e che sono necessarie anche in assenza dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Cosa importante è che questi soggetti che appongono il visto di conformità verificano la presenza delle assicurazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti che vengono incaricati. L'elenco di questi documenti e delle do dichiarazioni sostitutive che devono essere acquisite all'atto della posizione del visto di conformità è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 30, 30 2020. Sia le spese sostenute per il visto di conformità, sia quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle assicurazioni che sono necessarie per accedere al superbonus, rientrano tra quelle che fruiscono della stessa detrazione. In una delle numerose risposte che è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate ai numerosi interpelli che chiaramente sono stati proposti, è stato precisato che il visto di conformità può essere rilasciato in autonomia, se quindi senza ricorrere ad altri soggetti, dal professionista abilitato anche per beneficiare personalmente del superbonus 110. Ma cosa avviene se si rilascia infedelmente il visto? Rilascio infedele del visto sulle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'opzione per la cessione del credito per lo sconto in fattura va da 258 euro a 2582 euro. Bisogna sottolineare che trova applicazione la disciplina prevista nell'ambito del visto di conformità del decreto legislativo 241-1997 che prevede che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, può scattare la sospensione dalla facoltà di rilasciare visto di conformità per un periodo che va da 1 a 3 anni. E in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, si rischia l'inibizione della facoltà di rilasciare questo visto di conformità.
Relativamente all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sia per gli interventi che sono ammessi al superbonus, sia per quelli che sono relativi ad agevolazioni già esistenti eseguite sulle unità immobiliari, la comunicazione avviene nei confronti dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questa comunicazione si trasmette esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Ovvero nei casi di cessione di rate residue entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Bisogna fare attenzione perché il mancato invio della comunicazione nei termini con le modalità che sono state previste rende l'opzione inefficace nei confronti dell'agenzia. Comunque in questo periodo stanno pervenendo ulteriori delucidazioni da parte dell'amministrazione finanziaria che sicuramente riuscirà a chiarire, speriamo, i dubbi ancora esistenti.